Anche oggi in diretta e oggi parliamo di un tema interessantissimo, parliamo di cani da allerta diabete, con noi Valentina Braconcini dell'ICAD che ci descriverà un pochino il mondo di questi cani. Ciao Valentina! Ciao Francesco, ciao a tutti! Sono Valentina e faccio parte, come ha detto Francesco, dell'ICAD, che sta per Associazione Italiana Cani Allerta Diabete. È un'associazione a promozione sociale e ci occupiamo della preparazione di cani che danno l'allerta sul diabete. Wow, super presentazione, mi hai battuto sul tavolo, volevo presentarti io, mi hai anticipato. No, perdonami, scherziamo. Allora, fammi ti fare una domanda intanto, che per chiarire un attimino le idee su che cos'è l'allerta diabete e che cos'è un cane d'allerta diabete. Allora, i nostri cani danno l'allerta nel momento in cui una persona affetta da diabete di tipo 1 ha un calo di glicemia. Noi lavoriamo molto sulle ipoglicemie perché sono quelle alla fine più pericolose, e quindi il cane riconosce quando una persona sta per avere una crisi ipoglicemica e va in allerta, va a dare un'allerta al suo utente. Ottimo, ottimo. E per andare un pochino più nello specifico, ecco, mi dicevi quando ti ho chiamato qualche giorno fa che avete delle metodologie particolari per l'addestramento, si differenziano un po' dalla classica detection. Sì, allora, più che particolari, sono strettamente importate dai paesi anglosassoni, perché non ci siamo inventati la qualunque, abbiamo semplicemente esportato un modello che funziona, che ha dei dati a supporto per la percentuale di successo, e quindi abbiamo scelto di fare questo. Cosa significa? Noi abbiamo scelto un metodo tipo accademico, ossia i cuccioli entrano in accademia a 65 giorni circa, poi dipende ovviamente dal periodo della cucciolata e tante cose, e iniziano con noi tutto un processo fino alla maturazione, fino al completamento dell'addestramento. Incontrano anche l'utente in tutto questo periodo, ma non vanno a casa, non vanno a stare a casa dell'utente, bensì rimangono e lavorano con addestratori, educatori e i volontari dell'ICAD. Ok, ti sento un pochino male, ma ti volevo chiedere, praticamente quindi non c'è una formazione in affiancamento al cane della famiglia, ma sono cani che vengono formati in separata sede? Allora, esattamente, non c'è questo l'affiancamento, ovvero c'è, ma c'è nelle fasi soprattutto finali, dove questo affiancamento deve essere più stretto, perché vanno passate le consegne, per così dire. Inizialmente ci sono degli incontri, perché il cane ovviamente deve familiarizzare con la famiglia nella quale poi andrà, però io non posso chiedere a una famiglia che già comunque sia ha anche un problema, perché avere un ragazzo, noi ci occupiamo soprattutto di diabete infantile e adolescenziale, anche nel caso di pazienti più grandi, però ci siamo concentrati su questo perché alla fine la persona più grande è più autosufficiente in questo senso, il bambino è un supporto in più alla famiglia, quindi è una famiglia che già ha all'interno delle dinamiche così particolari, non gli posso andare a mettere un cucciolo e passargli l'addestramento, perdonami che si può fare, si fa, ma non ha un 100%, ha delle percentuali minori di successo, quindi noi preferiamo, tu sai che lavorare con i cani è un processo, sono esseri viventi, quindi è un processo molto delicato. Se andiamo poi a fare sono esseri che hanno bisogno di una coerenza, ok? Metterli in una famiglia dove non è abituata, non sa approcciare questi tipi di educazione, andiamo a mettere in confusione il cane e a bruciare un pochettino di lavoro fatto all'interno invece dell'accademia. No, questa è una cosa bella, perché la sto riscontrando un pochino con tutte le persone che ho intervistato in questi giorni, tutti i vari professionisti.
questa attenzione poi a quelle che sono le situazioni di vita reali, non quelle, diciamo, utopistiche, e il benessere sia appunto dei familiari che del cane, che comunque fa un'attività, Soprattutto, diciamo, certo. funzionale, tra virgolette, quindi ha un'utilità nel suo gruppo sociale, ma il benessere viene sempre comunque preso molto in considerazione. Allora, noi ovviamente il benessere della famiglia, il benessere dell'utente, però ovviamente per noi ha un'importanza fondamentale tutela del benessere animale. Questo è il motivo per cui anche nella scelta, poi, che ne parleremo dopo, del cucciolo c'è una particolare attenzione, proprio per non andare a stressare o a creare delle dinamiche pesanti per il cane stesso. Sì, che può sembrare banale, ma sono cose importantissime. Fondamentali. Fammi ti chiedere una cosa: che tipo di cani vengono usati per fare questo tipo di attività? Bella domanda, questa ce la fanno quasi tutte le persone che chiamano. Allora, ovviamente io ti posso dire che potrebbero essere usati tutti i tipi di cane, perché tutti i tipi di cane, tutti il cane proprio come essere animale è portato a lavorare, a collaborare con l'uomo, quindi ovviamente qualsiasi tipo di cane potrebbe essere addestrato. Però, come ti dicevo prima, ci vuole anche all'interno delle razze stesse, ci vuole il cucciolo giusto. E la razza giusta per noi è una razza giusta, è una razza che soffre di meno in questo tipo di addestramento. Ossia, io potrei addestrare un border collie che è fantastico nel ricercare e nell'utilizzare il naso, però poi gli devo dire che deve fare il cane d'assistenza e starsene lì. Non me ne vogliano gli amanti del border collie, che è un cane meraviglioso. Proprio per questo non gli posso dire di stare lì le ore seduto, fermo, se la persona, che ne so, sta all'asilo, se ne sta a una festa, stare fermo e essere inattivo. Gli sto chiedendo veramente tanto. Questo è il motivo per cui noi abbiamo scelto per il momento, di lavorare con tutta la famiglia dei retriever. Il retriever perché è un buon compromesso, no? È bravissimo, lavora, collabora, ha il clean to please, e in più è anche un cane che poi, quando deve stare spento, quando deve stare in famiglia, deve, tra virgolette, fare il suo lavoro, lo fa senza essere troppo pesante, senza che questa cosa addosso gli sia stretta. Ovviamente ha bisogno di giocare, ha bisogno di sfogarsi, ma questa è una cosa che noi gli facciamo fare e che la famiglia che lo adotta gli fa assolutamente fare. Però quando deve lavorare, diciamo che può fare il pigro, tra virgolette, un po' più facilmente di un malin, di un border. In più c'è anche la poca possessività, ci sono delle caratteristiche che vanno ovviamente prese in considerazione. Pastore tedesco sarebbe perfetto, però è più difficile poi quando l'utente ha un problema. Faccio un esempio: ha un'ipoglicemia, sviene, cade a terra. Non esistono in Italia. Gli infermieri o i soccorritori si devono avvicinare. Lì Beh, potrebbe esserci un problema, perché non posso dire a un pastore tedesco che non deve andare in smetti difesa. È più di difficile. difendere Si ottiene il tuo tutto. bimbo. Ripetiamo, si ottiene tutto, però lì devo andare a fare una forzatura, quindi non è più benessere animale. Da quest'altra parte è talmente naturale che non vado a, diciamo, a influire troppo su quello che è la natura, su quello che è la caratteristica proprio dei retriever. Scegliamo dei retriever di allevamento, abbiamo degli allevamenti con cui facciamo delle collaborazioni. Perché ovviamente ci fidiamo dell'allevatore, che già ci dà un'indicazione sulla cucciolata che ha, se ci potrebbe essere o no un individuo che ci può interessare. Detto questo, noi comunque effettuiamo dei test sui cuccioli, già all'età di 45-49 giorni andiamo in allevamento, e tra gli altri test c'è anche quello di Volart, che effettuiamo, che ci dà comunque la predisposizione di alcune caratteristiche che ci possono essere utili, soprattutto, appunto, come abbiamo detto prima, il riporto, la collaborazione con l'essere umano, il saper accettare un attimino l'essere umano, la dominanza, ma quella buona, non la dominanza io capo, tu ubbidisci, quella buona, ok? Quindi saper la collaborazione è tutto quello che deve avere un cucciolo per allerta diabete, un cucciolo d'assistenza proprio. Perfetto,
Altra domanda che mi sembra che l'hai un pochino accennato prima, però te lo volevo chiedere un pochino più nello specifico. Che tipo di situazioni vengono segnalate da questi cani? Allora, vengono segnalati in base poi alle esigenze dell'utente, perché ovviamente noi il cane viene preparato in base all'utente che ce ne fa richiesta. Noi abbiamo tante richieste, dobbiamo fare una scelta purtroppo di priorità. I bambini hanno la priorità, le persone da sole hanno una priorità per ovvi motivi, e in base al tipo di, perché ovviamente tutte anche le persone diabetiche non sono uguali anche nella malattia, nel senso che una persona può avere dei problemi a un livello di glicemia, un'altra ce n'ha a un livello più basso. Quindi in base a quello che ci dice l'utente, noi addestriamo il cane. Ossia, comunque prendiamo campioni su livelli, su un range da 75 in giù di glicemia, in modo che il cane già inizi a dare un'allerta quando la persona inizia ad avere 75 e via di a scendere. Però ovviamente ci sono persone che mi dicono: io a 75 sto benissimo, non ho bisogno, me ne rendo conto, non ho bisogno. Ci sono delle persone invece che iniziano ad avere già dei problemi. Quello comunque, noi iniziamo da 75 perché così il cane comunque è preparato da già un valore accettabile. Poi alla fine dell'addestramento, quando c'è l'inserimento in famiglia, si lavora sulla ruota degli odori anche proprio per settare il valore richiesto dall'utente. Ottimo, cos'è questa ruota degli odori? La ruota degli odori l'abbiamo vista anche a qualche manifestazione dove abbiamo fatto dimostrazioni con i nostri cuccioli, con anche i cani più grandi. È una ruota perché è più facile per noi girarla, no? Cioè, stai fermo e la devi solo girare, soprattutto quando vai alla collaborazione. E all'inizio tu mi insegni che quando inserisci un nuovo esercizio al cane, meno distrazioni, meno persone e meno roba c'è, ovviamente. E meglio è. Quindi io da sola con la ruota cosa faccio? Ci sono praticamente dei bracci, si chiamano così. Alla fine del braccio c'è un secchiello, una latta. Dentro la latta vengono messi, sono quattro contenitori, quindi quattro bracci, quattro contenitori. Vengono messi i campioni d'odore. In uno c'è il campione giusto, negli altri tre ci sono ovviamente inizialmente semplicemente delle lattine vuote. Dopo si andranno a mettere dei confondenti. Questo mi aiuta a fare cosa? La ruota ha una distanza, un braccio dall'altro, buona, in modo che gli odori non si mescolino e in modo che il cane non abbia problemi di riconoscimento. Io con un dito la giro e quindi il cane si ritrova davanti a un'altra latta senza che io devo mettere il cane fermo, andare a spostare tutti i contenitori, fare tutta una cosa che andrebbe a distogliere, diciamo. Assolutamente, bellissima, l'ho vista un sacco di volte in realtà, però volevo che la raccontavi. Sì, l'hai vista funzionare. Sì, Allora. è un bel attrezzo. Fammi ti fare un'altra domanda: quanto può durare l'addestramento di questi cani? Bella domanda. Allora, l'addestramento comunque stiamo parlando di tutto, non solo ovviamente del riconoscimento olfattivo, che è una cosa che in 4 settimane, 6 settimane al massimo riesci a fare, e addirittura si riesce a farlo anche in varie sostanze, quando a noi ce ne basta una, quindi è anche molto semplice come lavoro, come preparazione questa. Quello che porta via tantissimo tempo, ovviamente, è la generalizzazione. Questi cani, questo lavoro lo devono saper fare ovunque, quindi ti devi inventare la qualunque, portarli in qualsiasi contesto, a qualsiasi orario del giorno, della notte, della sera, della mattina, e in qualsiasi situazione, con qualsiasi persona vicino, con qualsiasi distrazione. Quindi questo è un processo che va fatto ovviamente gradualmente, mano a mano, e quindi porta via tantissimo tempo, senza contare tutta la parte invece dell'obbedienza vera e propria che ci serve poi per superare anche i test per cani d'assistenza, il test dove il cane deve comunque saper stare sotto controllo, deve
ti faccio degli esempi, deve non scendere dalla macchina se tu non gli dici di scendere, perché ovviamente potrebbe passare, insomma, tu hai delle necessità e le buste della spesa in mano e non riesci a mettergli il guinzaglio, il cane deve riuscire a stare sotto controllo da questo punto di vista. In Assolutamente. tantissime situazioni, quindi ci vuole tanto tempo per rispondere alla tua domanda iniziale. Ci vogliono almeno dai 12 ai 15 mesi. Poi dipende, noi abbiamo avuto per esempio una richiesta che oltre all'alerta di abete, se ci mettiamo, purtroppo queste persone, soprattutto in età un po' più in là, hanno anche delle disabilità motorie a volte. Quindi se a questo bisogna aggiungere qualcosa, perché ripeto, noi facciamo cani d'allerta di abete, quindi il suo compito primario è quello. Poi però ovviamente non è detto che a un cane non gli si possano dare più competenze, ne farà una magari meglio delle altre, ma riesce a fare anche le altre. Quindi se io devo insegnargli a camminare vicino a una sedia a rotella, vicino a un deambulatore e a fare dei compiti specifici, ci vorrà un pochino più di tempo. Poi dipende dal cane. C'è il cane che a 12 mesi gli piace tanto imparare, vuole fare tutto, collabora, a 12 mesi è pronto, c'è quello che ha bisogno di un pochettino più di tempo. Dipende da tantissimi fattori. Se ho avuto problemi durante un addestramento e quindi devo andare a recuperare delle cose, dipende anche dalla maturità, perché noi per esempio il cane non lo diamo se non è comunque, se non ha raggiunto comunque una maturità. Beh Il sì. cane deve essere adulto, perché lì so chi sei. Quando è finito tutto, quello che ti ho insegnato ti rimane, però poi tu mi mostri quello che sei quando hai passato, diciamo, il periodo d'adolescenza e sei diventato l'adulto che dovresti essere. Proprio per Assolutamente. questo motivo prediligiamo le femmine, anzi noi lavoriamo solo con femmine perché la maturazione avviene ovviamente prima. Vengono consegnate è una parola orribile, vengono inserite nella famiglia già sterilizzate proprio perché devono fare il cane d'assistenza e non quello devono fare nella loro vita, quello gli piacerà fare e non mi devono non devono distrarsi con cucciolate o altro. Ok, una domanda che ora mi hai descritto, un sacco di attività, è un lavoro gigantesco quello che c'è dietro la preparazione di un cane d'allerta diabete, almeno come l'hai descritto, mesi e mesi di lavoro in mille contesti, mille situazioni, attrezzature, spostamenti, viaggi e tutto quanto. Quanto può arrivare a costare per l'utente finale un cane d'allerta diabete? Allora, se dovessimo monetizzare tutto il tempo, tutte le risorse, tutte le persone, tutto quello che c'è dietro, ovviamente sarebbe quasi, non ti dico inestimabile, ma sarebbe molto, 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 molto più alto di quello che poi alla fine noi andiamo a chiedere. Più che chiedere, noi abbiamo stimato ovviamente anche basandoci sulla casistica e su altre associazioni e su altre preparazioni, nonché sulla preparazione propria dei nostri cani facendo i conti della serva. Quindi, detto questo, per fare tutto, dal mantenimento, la sterilizzazione, per 15 mesi, quindi le spese veterinarie, le spese dei giochi, di tutta l'attrezzatura per poter lavorare, dei volontari, nel senso ci sono delle cose che possono fare i volontari a livello di volontariato, quindi ovviamente gratis, ci sono delle cose che devono fare comunque educatori o addestratori e hanno bisogno, certo, non diciamo di tantissimo, però hanno bisogno comunque che la loro professionalità e il loro lavoro venga in qualche modo diciamo retribuito. Quindi in tutto questo un cane poi dipende anche, come ti dicevo prima, dalla richiesta dell'utente. Se deve solo allertare è un conto. Se uno mi dice io lo voglio solo dentro casa, fuori non voglio che mi allerta perché tanto vado al lavoro, mi serve solo per questo, è un'altra cosa, quindi è meno generalizzazione, c'è molto meno lavoro. Se ci sono delle disabilità motorie, se uno vive da solo, è un'altra cosa, diciamo che si può arrivare fino a 18.000 euro, però non vi spaventate, Queste perché sono le vostre indubbiamente spese, queste sono i vostri costi che sostenete per preparare un cane. sono posti vivi, diciamo, cioè per 15 mesi più persone, valutate che non è un costo,
Sono costi vivi, però noi, essendo, come ho detto quando mi sono presentata, un'associazione a promozione sociale, ovviamente non andiamo a chiedere questi costi all'utente finale che ha anche altri problemi, oltre, diciamo, sono rare le persone che vengono da noi, non c'è problema, io ho 18.000 euro, mi prendo il cane, anche perché anche lì, no, ma anche lì comunque dovrebbero fare una lista, dovrebbero stare in graduatoria, non è che passerebbero prima perché hanno i 18.000 euro all'unghia, lo voglio dire per prima che mi chiamate e mi dite c'ho 18.000 euro, vogliamo il cane. Detto questo, noi questa cifra la andiamo a raccogliere tramite fundraising, il 5 per 1000, le varie sponsorizzazioni che richiediamo noi e gli utenti in questo si impegnano molto, anche loro a richiedere sponsorizzazioni, a fare diciamo, della sensibilizzazione tra tutti gli amici per la donazione del 5 per 1000. A loro viene richiesto invece, all'utente proprio stesso, viene richiesto un piccolo contributo perché? Perché uno è un impegno, no? È un impegno che tu ti prendi, è un impegno che ci stiamo prendendo insieme, però è un impegno che, tra virgolette, una volta che io mi prendo, ce l'ho, e tu invece mi puoi dire, cioè, non è che io poi il cane che ho preso per te, è vero che lo posso sempre reindirizzare a un altro utente, però in qualche modo io ti devo impegnare, ti devo far capire che questa cosa la stiamo facendo insieme, che il cane l'abbiamo preso, lo prendiamo insieme e almeno con una cifra iniziale bassissima che viene richiesta all'utente finale, ci assicuriamo almeno il cibo e le spese veterinarie per tutti e 15 mesi, che se ci ripenso a qualsiasi cosa, perlomeno quelle Ok, sono coperte. fammi ti chiedere una cosa, perché mettiamo conto che in questo momento tutti quanti hanno questi 18.000 euro in mano e vogliono correre da voi. Come fanno a trovarvi? Adesso non ci trovano, adesso siamo tutti a casa. Ma per avere Grazie, informazioni, io ho possono. spulciato, ve lo faccio comparire, c'è il No, sito. ovviamente ci possono contattare sia sul sito web che è www.icad-alto sarebbe italia.org oppure sulla mail che è info@icad-italia.org. Oppure c'è anche il numero di telefono che è l'hai scritto? Vabbè, io No, non intanto l'ho lo dico scritto, però puoi dirlo, praticamente. vai, vai. È 392 2986 108. Noi rispondiamo sempre molto volentieri a tutti quelli che poi ci fanno delle domande e da lì gli diciamo tutta la procedura che c'è per poter essere messi in lista d'attesa. Ottimo, poi avete anche una pagina Facebook. Sì. Così, Quel poi la Facebook è mettiamo, poi la linkiamo nei commenti. iCard Italia. Certo, iCard Italia. Ok, altre domande, che è un mondo fantastico questo dei cani d'allerta. Si parlava di situazioni reali, si parlava di problematiche che si trovano nell'addestramento, nell'inserimento, diciamo, formare il cane per situazioni più o meno complesse. Un caso particolarmente complicato che ti è capitato, che ci vuoi raccontare? Ma più che altro, allora dividiamolo in due. La fase addestrativa, la cosa più complicata che mi capita quando vado ad addestrare i cuccioli fuori è convincere la gente che pure se sono bellissimi e sono degli orsacchiotti non vanno toccati. Con tutta la pettorina, con tutti gli stop che ci puoi mettere, con tutto che gli dici signora non si deve toccare il cane, ci metto un quarto d'ora a spiegare a ogni persona che si ferma che è un cane da lavoro, che non deve essere distratto, che non deve essere toccato. Alla fine ho imparato che purtroppo è meglio fare la faccia brutta e la gente in questa maniera, anche se mi dispiace, perché inizialmente ho iniziato sempre a dire ma no, perché? Però poi se la mia sessione addestrativa si deve ridurre a dire alla gente che non vanno toccati, diventa un problema. E quindi questo è uno dei problemi che si riscontra, ma li capisco, cioè chi è che non vorrebbe coccolare un Labrador, un Golden Retriever, noi abbiamo anche un Toller, che so, quei cosi tutti, cioè è normale, viene a tutti. Poi ci sono gli amanti, quelli degli animali che vedono questi cagnolini e per forza li devono toccare. Quindi quella è una parte molto difficile, sinceramente, è più difficile quello che insegnargli tante altre cose al cane. E invece dal punto di vista proprio addestrativo, può essere difficile
quando ovviamente nonostante tutti i test che hai fatto, nonostante hai scelto il cane giusto, o perlomeno quello che più si avvicina all'idea di cane giusto, perché stiamo sempre parlando di individui, per me sono individui, sono esseri con la loro testa e con i loro tempi, ci può essere una fase dove il cane magari non ha, in quel momento passa una fase di ribellione e quindi diventa difficile lavorare sia col cibo, sia col gioco, sia col rapporto. E quindi lì devi solo avere tanta pazienza, sperare che tutto quello che gli hai dato prima sia stato dato bene, che i cassettini li hai riempiti bene, per poi tirare fuori, appena passa questa fase, ovviamente i risultati del tuo lavoro. Un'altra cosa che è molto difficile, che è la fase più delicata e più difficile, anche se anche lì dipende molto dal cane. Che però poi è più emozionante è quando avviene la spontanea, quando avviene praticamente la segnalazione spontanea, ossia, spiego meglio, noi passiamo mesi, mesi e mesi ad insegnare al cane a riconoscere questo odore, prima in un barattolino, poi in una latta, poi addosso in tutte le parti del mondo, del giorno, della sera, poi di qua, poi di là. Alla fine lui questo odorino non lo dovrà più sentire nel barattolino, ma direttamente nell'utente finale quando ha una crisi ipoglicemica, e dovrà capire che è la stessa. Ovviamente il lavoro fatto, l'imprinting olfattivo iniziale c'è stato, però vi assicuro che non è proprio così scontato. Se hai fatto un buon lavoro, tutti i cani ci riescono, però è un momento molto più delicato, è un momento molto più emozionante. Quindi quando c'è poi la fase in cui bisogna far segnalare sul serio, è come vederli laurearsi in qualche modo, no? Quindi è emozionante ed è la fase più difficile che hanno fatto, ecco, per noi. Ottimo. Parlavi di campioni, campioni dappertutto, nascosti, presi in giro, messi in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutti i mari. Tutte le posizioni. Un'informazione, questi campioni, cosa sono? Ok, ovviamente come fa un cane a riconoscere alla fine una crisi ipoglicemica? Questa è la domanda sostanziale primaria. E tutti noi no, tutte le persone affette da diabete di tipo 1, e noi lavoriamo col tipo 1 principalmente per questi due motivi. Uno, perché è quello più pericoloso e colpisce soprattutto i bambini, che sono quelli che poi noi andiamo a supportare maggiormente. E due, perché non funzionando più il pancreas, l'odore, l'odorato, bene o male, anche se varia da persona a persona, c'è un fattore che ancora, diciamo, è stato identificato, anche se non proprio le dosi, però è un fattore che andiamo a chiamare X, è uguale per me, è uguale per tutte le persone col diabete di tipo 1. Mentre quando uno ha un diabete diverso, quindi già se parliamo del tipo 2, abbiamo anche di solito una correlazione di più fattori, abbiamo anche altre patologie che si vanno ad innescare, anche l'odorato, diciamo, è diverso. Quindi ci sarebbe comunque da fare un lavoro, ma è un lavoro diverso ed è un lavoro solo su quella persona. Mi spiego. Per fare un cane d'allerta diabete di tipo 1, io posso usare un campione Si è tuo se girata. ovviamente, sì, no, non so che cosa è successo, tu ovviamente se sei una persona diabetica, non tuo di Francesco, però posso prendere campioni da varie persone diabetiche e addestrare il cane. Nell'altro caso avrei bisogno proprio del campione della persona stessa, perché ci sono un mix di odori che rendono un pochettino più unico l'odore finale, il target finale. E quindi ti stavo dicendo, i campioni come si prendono? I campioni si prendono chiedendo alle persone che ci vengono a chiedere il cane, quindi agli utenti, di quando hanno una crisi con dei valori da 75, come dicevamo prima, in giù, devono prendere con un protocollo, con una procedura che noi siamo proprio fiscalissimi sulla procedura per prendere la campionatura e per non inquinarla, soprattutto nelle prime fasi di addestramento, devono prendere un campione biologico di saliva. Questo campione biologico
viene tenuto ovviamente in condizioni più sterili possibili, viene messo nel freezer e noi poi lo utilizziamo per addestrare i cani. Quindi l'odore lo dobbiamo prendere per forza dal biologico, dall'essere umano. Ok, una domanda. Che attenzione ci vuole nella cura di appunto questi campioni biologici? Allora, ti dico solo una cosa, tante persone hanno rinunciato proprio per questo motivo. Hanno rinunciato per quanto è difficile avere un'attenzione. Noi siamo molto molto fiscali, perché vuol dire andare, cioè io devo sapere che una cosa non sta funzionando perché io sto sbagliando qualcosa. E se tu mi dai un campione contaminato, alla fine non è soltanto il mio di operato che devo andare a rivedere, ma potrebbe essere invece il campione. E in questo caso prima è più difficile anche rendersene conto, quindi magari uno ha cambiato atteggiamento, ha cambiato metodo, ha cambiato tutto, poi alla fine quando cambi tutto e provi tutto dici ma non ti rimane, anche perché non è che hai, che c'ho un laboratorio dietro casa, ogni due minuti vado a controllare che il campione non sia contaminato, sarebbe altri 18.000 euro, in quel caso sarebbe qualcosa di impressionante. Quindi io mi devo fidare del campione e per potermi fidare ti stresso fino alla fine per prenderlo con delle precauzioni, quindi pinzette, e non devi aver mangiato, che ne so, per due ore prima di prendere il campione, devi metterlo in un apposito contenitore, in una fialetta, devi metterlo poi in una bustina, devi metterlo nel freezer che è soltanto per i campioni, non ci sta la bistecca, non ci stanno i piselli, non ci sta niente di niente. E quindi noi anche per il trasporto dei campioni dobbiamo utilizzare ovviamente dei contenitori appositi, il ghiaccio secco, non è una cosa semplice. Ecco. Non è semplice che tante persone, ripeto, non riescono poi a mantenere l'impegno fino alla fine. Ma ci credo, perché tanti hanno preso il kit, per anche donatori che non, cioè gli unici che riescono a mantenere questo impegno ovviamente sono le persone interessate. Beh. Però per avere la possibilità di fare anche più cani, diciamo, insieme, dovrei avere più campioni. E per avere più campioni dovrei avere dei volontari che mi donano questo campione. Quando il cane, cioè quando non sei l'utente finale, la motivazione, parliamo anche di esseri umani, di motivazione, ovviamente a un certo punto scema, cala, e quindi tu non riesci più a impegnarti così tanto per darmi una cosa che, dove tu metti tanto impegno, ma che alla fine a te personalmente non ti ritorna, capito? Questo è il problema principale di questi campioni. Fammi ti chiedere ancora, si parlava di bambini, si parlava di difficoltà chiaramente maggiori nel bambino di gestire le crisi ipoglicemiche. Quando diciamo capitano di notte, cosa si può fare? Allora, l'allerta notturna è ovviamente il motivo principale per cui i genitori vengono da noi. Perché non riescono a dormire, senti delle cose veramente strazianti, non riescono a dormire, fanno a turno per dormire, perché l'idea che tuo figlio si addormenta giustamente per un calo ipoglicemico, può andare in coma e non risvegliarsi la mattina, sfido chiunque a chiudere gli occhi. È vero che ci sono i sensori e sono tutti ovviamente presidi utilissimi, assolutamente validi. Infatti noi ci teniamo sempre a dire che i nostri cani non sostituiscono nulla, non sostituiscono presidi, non sostituiscono terapie, vanno semplicemente ad dare un qualcosa in più, un aiuto in più a tutto quello che già ovviamente una persona diabetica ha. Però a volte chi non sente più il sensore, chi ha paura perché un sensore comunque fa un rumore, il cane ti viene a svegliare, ti lecca, ti dà una zampata, è comunque un aiuto maggiore. E quindi ci chiedono soprattutto per le notti, sono molto spaventate dalle notti. Come funziona? Ovviamente, come ho detto prima, al cane vengono insegnate anche le allerte notturne e noi ci mettiamo anche una particolare attenzione sulle allerte notturne. Se vuoi una chicca ti faccio ridere, cioè fa me, la mia collega, altri addestratori, ti metti lì con la sveglia di notte, ti alzi e poi vai a lavorare da qualcuno. Perché a volte c'è bisogno di un'altra persona che ti dà una mano, ovviamente tu devi stare per terra e non ti devi alzare, è l'altra persona che deve premiare. Oppure quando poi inizi a fare dentro casa, una cosa carina è che non posso mettere sveglie perché sennò il cane lo sente, e allora ti bevi 2 litri d'acqua e poi devi andare a letto, in modo che ti svegli comunque a un certo punto in autonomia.
perché il cane intelligente, se impara, guarda, questo adesso viene qua e fa questa cosa, ovviamente Beh, sì. associa, si condiziona. Quindi diciamo l'allerta notturna è un qualcosa che assolutamente si può fare, però non è una cosa che né noi come AIGAD né diffidate da chiunque vi possa garantire che sì, il cane è assolutamente allerta di notte. Io vi dico sì, noi gli insegniamo a farlo per una percentuale molto alta di volte, ma ci può sempre essere la volta che il cane sta dormendo più profondamente, durante il giorno si è stancato troppo, non ha avuto modo di riposare e quindi la notte non sente, c'è un odore, qualcuno ha fatto le frittelle giù di sotto e quindi questo odore permane in tutta la casa, tutta la notte. Sono esseri viventi, non sono macchine, sono migliori, perché attualmente, almeno che non mi smentisci tu, ci hanno provato, hanno fatto tutti i nasi sì, elettronici sì. che vuoi, ma puoi prendere un aereo in sicurezza solo se c'è sta un cane che sniffa, tra virgolette, che dà l'allarme sugli esplosivi. Non esiste ancora qualcosa che sostituisce il naso no, del ancora non nostro si cane. Arriva a quel tipo di affidabilità, ecco. Esatto, per cui ovviamente è fantastico, però non è una macchina, quindi se è stanco, se sta male, potrebbe stare male, potrebbe essere un giorno per qualsiasi motivo, quindi io non ti posso dire con onestà intellettuale, e anche nei nostri contratti, noi facciamo un contratto con l'utente dove è stabilito tutto quanto proprio per evitare qualsiasi tipo di problematica, si dice che il cane è preparato per fare l'allerta notturna. Ma ovviamente io non te la garantisco. Preparato per fare che vuol dire? Vuol dire che io ti dico che il cane, sì, questo cane allerta durante la notte, perché nelle fasi addestrative un buon 80-90% me lo ha fatto. Poi dipende pure da te. Io ti do il cane, quello la notte magari si sveglia, viene a segnalarti, tu per ogni motivo non me lo premi, cioè anche lì. Questo è anche un altro motivo per cui noi con l'utente finale nel contratto mettiamo che comunque una volta all'anno, una volta ogni 6 mesi, a volte dipende poi dal cane, dal tipo di utente, facciamo un check. Cioè la famiglia deve fare il check con l'AIGAD per poter mantenere lo status di cane d'allerta diabete di AIGAD per l'allerta, perché ovviamente lì poi tu lo consegni e poi riescono a bruciare. Diciamo che sì. Non capita, perché insomma è un impegno da tutte le parti alto e si riesce a capire, è una motivazione veramente superiore. Beh sì, però per il rischio di sfasciare tutto è altissimo. Capisci che io se ti metto che dà assolutamente l'allerta, poi succede qualsiasi cosa, non è una cosa che io mi sento di fare, ma anche perché non è giusto farla. Assolutamente. Domanda di rito che sto facendo a tutti gli intervistati. Periodo Covid, chiusure, blocchi, come lo state affrontando in questo momento? Abbiamo scoperto di avere un'immaginazione fantastica e un senso proprio di, come si dice, dell'arrangiamento, che è quello che ci... la sopravvivenza, è quello che ci ha permesso di arrivare, di sopravvivere, il cambiamento, l'adattamento. Allora, abbiamo iniziato, ovviamente non posso generalizzare sui luoghi, ma generalizzo, ho messo una marea di distrazioni in più e di confondenti in più, quindi questi saranno cani super, super, questi di questo periodo saranno cani super preparati, anche con le frittelle di nonna Pina a trovare, con le frittelle della zia Pina a trovare un calo di glicemia. In più stiamo lavorando molto, fortunatamente comunque sia fra di noi, qualcuno comunque un giardino ce lo ha, si sta lavorando anche molto, diciamo, più la parte dell'obbedienza, e siamo state anche fortunate perché in questo periodo in accademia ci sono solo due cucciole ormai no, c'hanno quasi un anno, anzi c'hanno un anno tutte e due, e quindi la fase della generalizzazione dell'odore l'hanno già fatta prima, quindi ci stiamo concentrando più sulle obbedienze, e quello adesso è più facile farlo in casa, beh, indoor, sì. E poi andarlo a generalizzare dopo. Siamo state fortunate in questo, siamo fortunati. Se invece penso a tutti quelli
che veramente in questo periodo hanno dei cuccioli che non possono far socializzare, che è quello è un dramma. un dramma, sarà un dramma pazzesco per questa generazione di cuccioli che non, noi sappiamo, non te lo dico io, hai fatto anche tante No, interviste no, su è... questo, è un periodo sensibile e si stanno chiudendo delle finestre che non si riaprono, e chi non ha potuto in questo periodo inventarsi la qualunque e cercare di far socializzare si ritroverà comunque con degli adattamenti da fare in Beh, sì. seguito e a volte delle cose che non potrà manco più andare a recuperare. Invece i nostri, per fortuna, hanno un anno di vita, tutta la fase della generalizzazione l'hanno fatta, della socializzazione assolutamente, quindi ci ritroviamo Meno male. a un buon punto. Perfetto, io ti ringrazio tantissimo per quella disponibilità, per questa intervista, perché ci hai aperto un attimino il mondo di come funziona un cane allergico al diabete, che se ne parla sempre tanto, cioè, i cani diciamo, da servizio medico, e poi all'atto pratico, poi, quello che fanno non lo sa mai nessuno, il lavoro che c'è dietro non lo sa mai nessuno. No, c'è una cosa che volevo sottolineare, che a differenza di tanti cani, tra virgolette, per esempio ci sono i cancer dog che sono fantastici, sono cani che riescono addirittura ad identificare il tumore, ci sono tanti cani in ambito anche medicale che danno una mano. Quello che i nostri cani, ed è anche il motivo per cui è più difficile e ci vuole anche tantissimo tempo per una preparazione completa, la difficoltà maggiore che hanno i nostri cani è che non hanno né un aggancio né uno sgancio. Mi spiego per chi non è addetto ai lavori. Io non vado da un cane, gli faccio odorare qualcosa, gli dico check, cerca o qualsiasi altro aggancio. Poi non gli dico finito, ok, giochiamo, che bello. Sì, glielo dico nel momento in cui mi ha fatto l'allerta, ovviamente lo premio, gioco, lo faccio scaricare. Però questi cani questo lavoro lo devono fare in autonomia. Quindi in autonomia alzano il naso e controllano la propria persona ogni 40 minuti circa, anche proprio perché devono saperlo fare tutto il giorno. Quindi questo gli si insegna ovviamente con tanti sacrifici, con tanta devozione, però è questa difficoltà in più che hanno, no? È quella di non avere un momento di lavoro, un momento di riposo, ma devono comunque in autonomia controllare il proprio utente ogni 40 minuti per tutti i giorni della settimana. Noi diciamo sempre che il giorno, la domenica è santa pure per il cane, ossia, spiego, se il cane per esempio di solito sta con il bambino, e la mamma la domenica il papà lo porta a fare una bella passeggiata senza avere il bambino vicino, perché se il bambino sta vicino io non posso chiedere al cane non lavorare, il cane lo fa Assolutamente, se uno assolutamente. staccano vista lavorerebbe H24, però ogni tanto insomma questo cane anche ha bisogno proprio di non pensare, di dedicarsi semplicemente al gioco. Un'altra cosa difficile da insegnare, e questa ovviamente comporta anche questo molto tempo, è la cosiddetta tu c'avevi un altro nome per questa cosa, noi la chiamiamo disobbedienza intelligente, tu hai un altro nome ma penso sia la stessa cosa, alla fine non me ne vogliate per il nome, però cosa vuol dire? Vuol dire che questi cani, che poi questo lo fanno anche, che io sappia, i cani antipanico o per Sì. attacchi di panico, per l'epilessia, se io ti caccio tu comunque devi rimanere lì. Tu comunque la persistenza nell'allerta deve essere costante. La disobbedienza invece sta anche nel fatto che una persona che vive a casa da sola, il cane deve capire quando è il momento di lasciare l'utente ed andare a cercare aiuto anche fuori. O premere, noi per esempio abbiamo un cane, una delle due ragazzotte che sta con noi adesso, che andrà, una persona con disabilità anche, che vive da sola, gli abbiamo insegnato a premere un pulsante che poi è collegato al, non so se si può fare la pubblicità, vabbè, se no censura, all'SOS Begelli, insomma una centrale che comunque si manda i soccorsi sul posto. E altri cani ovviamente se danno l'allerta al bambino, il bambino non si sveglia, vanno in camera dei genitori, quindi insomma ci sono delle situazioni che richiedono più ore e anche più concentrazione nell'addestramento. Ottimo, ottimo, veramente un mondo complesso, veramente se si vede il vostro rapporto con le problematiche reali, che però cercando anche di
di far vedere di solito tutte quante le interviste che sto facendo, cioè non raccontare quello che potrebbe fare il cane, ma spiegare, far vedere e avere avuto esperienza di quello che può fare il cane, di quelle che possono essere poi le problematiche nel mondo reale, non nel mondo fantastico dell'addestramento, ma proprio all'atto pratico con quelle che sono le problematiche che si possono avere tutti i giorni in tutti gli ambienti. Io ti ringrazio ancora tantissimo e auguro a tutti quanti buona Pasqua perché ci siamo, anche se abbiamo perso il senso del tempo. Allora, posso augurare anch'io a tutti quanti una buonissima Assolutamente. Pasqua. Grazie Francesco per averci dato l'occasione di far conoscere a un po' di persone la nostra associazione e niente, vi auguro appunto un buon proseguimento e una buona Pasqua. Alla prossima, ciao. Ciao.